Proviamo ad essere sinceri con noi stessi. Tutti vogliamo fare sempre meglio con i nostri soldi. Sia che si tratti di fare più soldi o accrescere il nostro patrimonio, è tutta una questione di piccoli miglioramenti che facciamo lungo la strada. Purtroppo la maggior parte delle persone non seguirà questi 5 semplici passi. Sul serio, le statistiche affermano che il 26% dei giovani adulti non ha risparmi a sufficienza per vivere un paio di mesi senza lavorare. Oltre il 36% deve ancora iniziare a costruirsi un piano pensionistico. Negli Stati Uniti si stima che in media ogni individuo sia in debito di oltre $5.600 verso istituti di credito. Il valore degli asset degli individui tra 45 e 54 anni è di circa $84.000. E sì, c'è voluto un sacco di tempo per memorizzare e riassumere tutto questo. Quindi assicurati di distruggere il pulsante del mi piace. Nel concreto, ciò che sto provando a dirti è che dovresti prestare attenzione a questi semplici consigli che puoi iniziare a seguire sin da subito, così da non far parte in futuro delle statistiche che ho citato prima. Il primo passo è non spendere tutto ciò che guadagni. Questo potrebbe sembrare solo buonsenso, ma è stato scoperto che mediamente i millennials spendono il 2% in più ogni mese di ciò che effettivamente guadagnano. Non farlo mai! Questo è davvero importante per tener traccia delle tue spese. Il modo più efficace per farlo è semplicemente pagare prima se stessi, quindi per ogni pagamento che ottieni metti automaticamente da parte una certa somma e spendi ciò che rimane come vuoi. Questo ti assicura di avere da parte una somma consistente ogni mese, pagando te stesso come prima cosa. La seconda grande regola connessa alla prima è non tenere troppo denaro contante senza investirlo. Questo è importante per molte persone che semplicemente non si sentono abbastanza a proprio agio ad investire e semplicemente decidono di tenere tutto in contante. Quando si fa ciò, l'inflazione farà sì che il tuo denaro finisca effettivamente per perdere il suo potere di acquisto. Se consideri che il tasso di inflazione medio è di circa il 2% per ogni anno, significa che ogni $100 che hai messo da parte il prossimo anno varranno 98, su 1000 saranno 980 e così via. Ovviamente è importante tenere qualcosa da parte per le emergenze. È importante inoltre non investire soldi di cui potresti aver bisogno nel breve termine. Fatte dunque queste premesse, è sempre una buona idea investire. L'indice dell'S&P 500, ad esempio, storicamente ha avuto una performance di circa il 10% di ritorno annuo, toccando sempre nuovi massimi. Non male se lo paragoni all'inflazione, ovvero a un 2% di perdita ogni anno tenendo il tuo denaro in contante. Il passo numero 3 è non accumulare debiti con carte di credito e pagamenti a rate. Questo è il più grande spreco di denaro di sempre, se consideri che la media del tasso di interesse è del 16,5%. È che, come abbiamo detto in media, un americano ha $5.700 di debito. Questo significa che spenderanno $920 per anno solo di interessi sul credito. E questo invece di spendere ben $920 per anno in interessi, mentre se avessero investito questi $920 all'anno per 30 anni, ogni singolo anno in un ETF che replica l'indice dell'S&P 500, ecco che avrebbe generato oltre $182.000 extra per il loro pensionamento. Preferiresti dunque pagare questa somma a una compagnia di carte di credito oppure preferiresti che questi soldi fossero nel tuo conto corrente? Appunto, potresti semplicemente liquidare le tue posizioni e comprarti una Lamborghini. Non male come idea, no? Il passo numero 4 connesso a questo è non ignorare il tuo credit score. Il tuo punteggio di credito è qualcosa di molto semplice a cui prestare attenzione, ma spesso ignorato. Costruire il tuo punteggio di credito potrebbe farti risparmiare decine di migliaia di dollari se decidessi di chiedere un mutuo per comprare una casa o una macchina. Supponiamo che il tuo credit score sia più basso della media e la banca ti reputi un cattivo debitore qualora chiedessi un mutuo di $250.000. Finiresti per pagare qualche punto percentuale più alto di interesse, per essere considerato dalla banca un cattivo creditore. Se in un mutuo di €250.000 pagassi il 4% di interesse invece che il 5, il 6%, ti assicuro che è una bella differenza. E questi sono soldi molto semplici da risparmiare, semplicemente pagando i tuoi debiti in tempo e non lasciare che gli interessi si accumulino. Ed infine, se non comprendi esattamente in che cosa stai investendo e non comprendi appieno il rischio associato, cosa molto comune, non investire sino a quando non sei ben informato. Questo è come molte persone prendono decisioni di cui si pentono, ovvero investendo i loro soldi in qualcosa che non comprendono appieno e quindi iniziano ad andare in panico e diventare emotivi. Se il loro capitale investito scende, è perché non comprendono appieno il rischio associato in relazione al loro orizzonte temporale. Chi investe in borsa, sebbene sappia che il ritorno medio è un 10% annuo, sa benissimo che potrebbe esserci un anno in cui fai il 20% in positivo,
e potrebbe esserci un anno in cui è negativo del 15%. Questo fa parte del modello di investimento e bisogna capire che questo è normale ed essere consapevoli che questo fa parte dell'essere un buon investitore. Scollegarsi dalle emozioni è fondamentale per rimanere profittevoli nel lungo periodo. Dunque, per questo video è tutto. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti. Li leggiamo sempre tutti con molto interesse. E se il video ti è stato utile, non dimenticare di lasciare un mi piace qui in basso perché ci aiuta a crescere e postare ogni giorno nuovi contenuti di qualità. Grazie ancora per essere rimasto fino a qui. E a presto!